Ciao ragazzi, ben ritornato a sto pezzo. Allora, non ho mai fatto un video completo, uno e unico, sperando di riuscirci, di come cambiare come mettere il cambio a tre marce. Bene, e per farlo è un disastro, permettono, cioè se si riesce, serve un neanche tanti strumenti ultra difficili, ma è un disastro. Allora, qui dentro c'è il cambio a tre marce. Tutto smontato, tutto a posto. Bene. Ora, in più c'è questo pezzettino che devo sostituire. Io qua ce l'ho già a tre marce, eccetera, però si è rotto per sbaglio. Ho spaccato, perché sono un cretino io, il perno, ed è il pezzo più difficile, più lungo da cambiare. Adesso andiamo pian piano a cambiarlo. Ci vorrà tanto, penso che un'ora sicuro vada via. E perché so anche già come fare. Allora, innanzitutto togliamo la ruota. Ogni volta mi si incastra. Ok. E questo non mi serve. Mettiamo là. E per il momento mettiamo questo così. Bene. Poi togliamo la copertura, che nel vostro caso sarà fina così più o meno. E siamo a posto. Vi dico già che sicuramente ci saranno due parti, perché nella prima smonterò questo e lo monterò fino a tot. Nella seconda invece ci sarà la regolazione. Allora, vediamo se questo. No, me l'aspettavo. Allora, può capitare che ci sono delle viti estremamente dure. Questo perché semplicemente mi stanno chiamando un attimo. Boh. Allora, c'è il frenafiletti. Il frenafiletti è una colla, diciamo. Bene, per sciogliere questo frenafiletti, eccetera, è necessario. Poi dipende, perché c'è il frenafiletti forte, come in questo caso, che bisogna scaldare. Poi c'è il frenafiletti normale, che con un po' di sforzo ce la si fa senza scaldare né niente, e poi c'è il frenafiletti debole, che con un minimo di sforzo si riesce. Basta, dovrei riuscire a toglierlo. Infatti, eccolo qua, che si è tolto senza problemi. Perfetto. Ok. Ok, ovviamente lavoro così perché non voglio desfarmi la mano dalla bruciatura. Scaldiamo anche qua, perché anche là c'è il frenafiletti. Ok, dovrebbe bastare.
Mettiamo a caso la pinza qua che si va a incastrare sugli ingranaggi e sforziamo un attimo. Molto bene. Sganciato. Perfetto. Ora tiriamo via gli ingranaggi. Però io vi dico, userò lo stesso questo e l'altro di agganci. Dopo andremo a capire cosa sono questi qua. E il resto invece metto tutto nuovo. Perché? Perché queste qua sono già regolate come vorrei io. Quindi sento se mi piace la regolazione ancora. E poi allora decido se mantenere questi che sono regolati giusti oppure mettere quelli nuovi solo perché sono nuovi, ok? Perché anche questi funzionano benissimo e hanno poca età, perché questi li ho cambiati. C'erano quelli di un'altra marca che era una merda. Questi li metto là. Tanto di toccarli con le mani perché è ancora bollente. Tu invece devi evitare di toccarmi proprio perché altrimenti muori, stronza. Questo forse no, è ancora tanto caldo, quindi stessa cosa con patate qua, vediamo se per puro caso si toglie. No, ovviamente. Scaldiamolo. Penso che basti. Oh cazzo, ho sciolto leggermente la plastica dietro. Vabbè, amen. Molto bene. Perfetto. E penso che manterrò anche questi perché questi mi piacciono di più rispetto a quelli nuovi, che dopo vi faccio vedere. E anche un'altra cosa manterrò solo perché questa l'ho cambiata io ed è molto meglio rispetto anche all'originale. E sto parlando del cuscinetto. Bene, allora voi quando smonterete anche il vostro sarete in questa situazione, cioè così. Bene. Ah. Questi li mantengo anche questi qua vecchi solo per. Ok, ho visto dove è andato. Solo per il fatto che qua ho dovuto modificarli un pelo, proprio di neanche mezzo millimetro, ma quel mezzo millimetro già mi ha fatto perdere tipo 40 minuti, quindi bene. Sto ingranaggio qua, però sinceramente è in perfette condizioni. Quindi verifichiamo una cosa molto semplice. L'ingranaggio di quello nuovo è identico? Punto di domanda. Perché se è lo stesso identico totale, sia spessore che tutto, cioè proprio lo stesso ingranaggio, allora sinceramente io lascio questo. Perché non è rovinato. E non ho nessuna voglia di tirar via questo e scambiare i casini vari. Vediamo. No, sembra diverso. No, no, invece è uguale. È uguale.
attuale, sì. Un attimo, perché devo verificare che abbia gli stessi denti, eccetera. Deve essere lo stesso proprio in tutto per tutto. Perché mi pareva che il mio avesse un dentino in meno. Ma forse mi sono sbagliato. Sì, sembra uguale. Ok, è uguale. Invece vediamo così. Ancora caldo, ma non in maniera esagerata. Stesso uguale. Così. Ok, perfetto, sì. Ok, è lo stesso modello. Semplicemente è questo qua, un po' fuori. Posto. Benissimo. E allora questo non lo cambio perché tanto questo qua è ancora in perfette condizioni. Quindi io direi di consumare e distruggere prima questo, di mettere quello nuovo. Bene. Quindi questo lo posso rimettere via senza nessun tipo di problema. Bene. E lo metterò quando si romperà. Bene, quindi al olo. Ora bisogna cavar via anche questo qua che è la copertura interna, diciamo. Perfetto, uno. Che questa non andrà cambiata. Molto bene. Quello che voi dovete cambiare, ma ve lo danno con il cambio, saranno questi due, uno e una due. Io vi consiglio sinceramente di mettere qua e qua dietro il frenafletti estremo, quello più duro che avete. Invece, messa la copertura, quando mettete le due viti qua, non state neanche a stringere in maniera assassina. Stringete finché almeno non, sì, che non si cavino in corsa per le vibrazioni. Bene, basta svitare queste. Voi le avrete più fine, questi qua più corti. Togliete quelli, mettete questi più lunghi che vi danno in dotazione. Bene, questo lo mettiamo qua che sicuramente dopo lo montiamo. Poi, un'altra cosa che dovrete fare, ma io non la faccio perché lascio ancora queste, essendo che funziona da Dio, sarà cambiare la frizione, cioè la campana della frizione. Come si fa a cambiare la campana della frizione? Ve lo faccio vedere subito. Anche perché devo togliere più o meno il 50% della roba che lì è sopra, quindi. Allora, poi togliamo le due viti che tengono il freno, cioè tengono la pastiglia freno ancorata, una,
E due. Perfetto. Bene, pastiglia freno rimossa. Ok. E rimuoviamo anche questo che è un portacuscinetto. Vediamo se cuscinetto. Sto cuscinetto qua possiamo buttarlo via. Eh sì, questo è demolito. Bon. Questo non ve lo danno in dotazione. Questo è originale della macchina, ma questo qua è rotto. Bene. Allora, per fortuna che ne ho altri. Quindi ne prendo subito un altro. Datemi un secondo. Prendo questo che mi sembra migliore di tutti, essendo che c'ha quelle in la copertura in ferro. Vediamo se è uguale. Se è uguale, molto bene. Benissimo, si inserisce perfettamente e qua perfettamente. Bene, cuscinetto nuovo pronto. Posto. Questo si butta via. Che è rotto. Quindi buttiamolo là a cazzo di cane. Poi vedremo come andremo a buttarlo nel cestino dopo. Poi dobbiamo rimuovere anche questo pezzo. Non siamo neanche a metà, ve lo assicuro. È un disastro cambiare il cambio. Per sto pezzo qua. Perché bisogna togliere questo qua. E bisogna fare il disastro. Però vabbè. Ce la si fa, eh. È solo un gran casino. Madonna! Cazzo è? Non riesco a toglierlo. Ok. L'avevo soltanto inchiodato come un assassino. Bene, togliamo questo qua. Ok, poi per mia scelta io faccio così, guardate. Uno, due. 3 e una 4 e li raggruppo in gruppetti in maniera che non perda niente, ecco. Quindi mettiamo così, questo mettiamo così. Caviamo via anche questo pezzo qua, che è il freno. Con anche la sua pinza, dopodiché togliamo il freno a posto, così, eccolo qua, freno e disco freno. Dopodiché togliamo questo qua.
uno e un altro due. Bene. Benissimo. Non riesco a cavarmelo via dalle scatole, perché sarà inchiodato come non so cosa, secondo me. Vabbè, lo cavo via dopo quello. E questo qua potrei toglierlo anche dopo, sinceramente non è che mi interessi toglierlo adesso. Anche perché viene buttato via tutto. Sia questo che l'altro. Cioè, questi due pezzi qua vengono buttati via assieme. Io, voi no, tenetelo da parte, che se vi si spacca il cambio manco potete usarlo lo stesso, cioè ricambiate tutto quanto e siete a posto. Vale, lo metto qua, poi vediamo di cambiarlo. Bene, adesso invece parte la parte più divertente. Cazzo! Dobbiamo togliere tutta questa copertura qua, perché sarà molto divertente la cosa, perché dobbiamo arrivare al semi, al differenziale che è dentro qua. Allora rimuoviamo, visto che ce l'abbiamo qua, questa vite qua. Che è quella che tiene, una delle tante che tengono il motore. Tra l'altro sto motore qua ha una potenza distruttiva, un mostro. Perfetto. Poi niente, mi tocca togliere anche l'alettone. Vabbè, peccato. Riesco a toglierlo in maniera magari... Sì, devo riuscire a toglierlo senza cavare l'alettone. Cioè, l'alettone si toglie a prescindere, però come faccio io è più veloce. Perché l'alettone normalmente è messo con una specie di chiodi e dopo sotto vengono messe delle spine, che si chiamano così mi pare. Bene, io invece l'ho imbullonato perché non volevo che si muovesse in alcun modo. Perfetto, poi svettiamo anche qua. E svettiamo anche questo qua. Bene. Uno. Bene, rimosso, e mettiamo qua, e così, ok.
poi bisogna togliere un ammortizzatore, non servono entrambi, tutte e due, ne basta solo uno. Così ho messo la vite di nuovo qua, tanto perché non vada persa. Poi dobbiamo togliere questo. Poi uno di queste. È una vite che qua, ok, no, di qua, e un'altra vite di qua, bene. Poi adesso bisogna rimuovere anche un'altra vite che sta sopra, qua in cima, sia questo che questo. Deve essere da 2 mm e mezzo. Infatti, quanto mi piace quando sono fissate così, durissime, proprio un colpetto, toc! E poi si svitano come ridere. Così mi piacciono le viti. Poi svitiamo anche queste. No, questa non serve. Svitiamo appena appena. Bene, in maniera che possiamo fare questo movimento qua. Vediamo. Bene. Poi caviamo via qua sotto i fissaggi, che sono su due spine. Vedete? Eccola qua. Una e una, due, ne ho solo un po' per questa. Poi caviamo via anche questa. No, questa è 2 mm e mezzo. Molto bene. Perfetto. Poi solo un po' dura, ma già si fa. Ok. Rimosso. Ok. Ok, staccato. Benissimo. Boh. Ora che siamo a questo punto, non siamo neanche ancora a un 40%. Ne avete di voglia. Allora qua io preferisco onestamente, aia che male, fissarlo di nuovo a un pochino, tanto perché stia un po' fisso, non chissà cosa, ma un attimo. Da 3 mm, no, 2 mm e mezzo. Ok. Boh. Idem per questo qua. Aspetta. Io preferisco che sta un po' più in fisso, ma non è un grosso problema. Ok. Basta.
tanto dopo fidatevi, bisogna smontarlo totalmente. Boh, poi bisogna smontare anche questa parte dietro. Questo. Questo. Perfetto. Oh cazzo. Ho creduto una roba, va bene. Dopo vedrò di sistemarla. Poi dobbiamo rimuovere le prime due viti qua. Poi altre due vite qua. Boh. Perfetto. Questa qua. E questa qua che tengono il, diciamo, paraurti posteriore. Poi dobbiamo rimuovere la marmitta con un cacciavite a taglio e o con uno di questi, sempre se ce l'ho, forse serve quello da 7, vediamo. Pa-ra-pa-pa-pa. Trovata. Quindi facciamo così, andiamo un po', basta, e spingiamo fuori la marmitta. Ok, marmitta rimossa, il marmittone, eccolo qua. Ora. Ora siamo pronti a cavar via la parte retro. Quindi bisogna togliere tutte le viti che stanno qua sotto. Ed è divertentissimo perché sono tutte inchiodate, maledizione. Allora. Mettiamo dentro alla scatola, casomai, questi qua che userò. Questi qua invece li mettiamo da qualche altra parte o sempre qua, ma voglio avere più spazio per lavorare. Ok. Una volta posso mettere la portiera. Questo non mi serve più, lo mettiamo via. In teoria 2 mm e mezzo non mi serve più. E il mouse per un metro non mi serve. Bene, adesso ci sarà il test perché è tutto, sono tutte inchiodate. Fa che non ci sono perdite strane di benzina. Ok. Questa si è mossa. Questa non si muove. Ok. Ok, si è mossa. Ok, si è mossa. Va bene. Ok, va bene. Pericoloso. Ok.
va bene. Ti prego anche tu. Ok, va bene. Ora. Dopo non li metto neanche, sono effetti talmente dure. Ora. E questa è una. Bene. Questa due. E questo è venuto via adesso, questo qua. Ora devo togliere anche una scatola del differenziale miscelata. Boh. Anche questo. Bene. Ma non è che tu lo chiedi. Invece un po' più morbido. Rimuoviamo anche l'ultima. Che anche questa è abbastanza dura, ma no? Vabbè. Ok. Perfetto, a posto. Ora dovrei riuscire a toglierla. Ok, sganciata. Perfetto. Quindi. E questo, scusa. Ah, ho capito. È di qua. Ok. E siamo qui. Finito? No. Troppo bello. Uffa. Vabbè. Ora dobbiamo smontare anche altri due o tre pezzettini. Poi abbiamo finito finalmente. Caviamo via questo. Questo, rimuoviamo questo, rimuoviamo questo.
Benissimo. Poi, adesso bisogna togliere questo qua, gli ammortizzatori, diciamo. Ecco perché vi dicevo di tenere un po' al cazzo di cane senza problemi. Le viti. Togliamo questo qua, che era quella che teneva di là. Perfetto. Togliamo una vitina qua sopra. Questo è un gruppetto, insomma, oro. Poi togliamo il perno qua, in maniera che possiamo tirar fuori la scatola senza problemi. Ok, e finalmente ci siamo. Tiriamo un po' indietro il primo paraolio o paragrasso. Inda per il secondo. E la scatola rimossa. Consiglio mio, mettiamoci sotto qualcosa perché questa invece è puro grasso dentro. Quindi. Attenzione, cosita, questa è tutta da, ops, si è tutta da 2,5, 2 mm, questa? Sì. Molto bene. Ok. Perfetto. Apriamo la scatola del differenziale. Il differenziale in perfette condizioni. Questo cuscinetto va benissimo. Ora bisogna tirar via questa forchettina qua.
Bonus. Ok, tolta. Rimuoviamo l'ingranaggio. Rimuoviamo anche il pirulino qua e rimuoviamo questo affare qua. E eccolo qua. Il perno tolto. E questo viene buttato via perché è colorotto. Bene. Dopo, tanto lo metto qua. Benissimo. Prendiamo quello che bisogna buttargli dentro. Questo qua, che è quello nuovo. E vediamo di rificcarglielo. Così. Posto, vediamo e ci rimettiamo la forchetta giusta. Ok, agganciata, la forchetta si è agganciata. Ok, poi c'è la forchettina, il pernetto, come caspita volete chiamarlo. Poi qui non ho mai capito come cazzo vogliono buttarla su, se così o al contrario. Boh. Forse così è meglio, sai? Boh. Ok. No, non volevo che uscisse il troietto. Mi lavo un attimo le mani, perché adesso che tocchino anche l'esterno vorrei evitare di smerdare. Sono messo in pausa, ma è un po' difficile toccare il mouse con delle mani del genere. Tanto ci metto un minuto. Molto bene. Mettimi un attimo che prendo anche un'altra cosa, già che ci sono. Un po' di grasso. Bene. Potentissimo sto sapone qua. Ok. È bello che non è neanche pasta lavamani, è sul sapone. Bene. Adesso cerco di sporcarmi un po' meno, se riesco. Poi questo qua così. Fanculo. Perfetto. Molto bene. E questo qua. No.
Non è così. Capito com'è? Ho fatto un piccolo, piccolo, piccolo errore. Non è nulla di grave. Semplicemente la guarnizione piccola sta davanti. Prima questa, poi questa, in teoria. Finisco che più è questa, più che altro. Metto un attimo in pausa. Ok, allora ho messo la guarnizione giusta. Inseriamo questo affaretto qua. Ed è a posto. Io non riesco neanche a capire come caspita va quella lì. Perché questo è scontato che vada così, c'è proprio, c'è la sua sede, un po' duro da ficcarla, no, questa è la sua sede, basta, e questo qua invece sta così, eh sì, questa è la sua sede, prima quella grande e poi quella piccola, perfetto, vabbè, niente, va bene così. Boh. Poi. Così, ok. Ora, per finire, mettiamo ancora una puntina di grasso. Perfetto. Basta. Possiamo richiudere. La scatola di differenziare. Sempre se hai voglia. Gentilmente, grazie. Perfetto, bisogna essere gentili. Molto bene. Differenziale chiuso. Cioè, prechiuso. Adesso mi lavo di nuovo le mani. Maledizione. E stavolta dovrei uscire perché ho un dito ancora buono. Ok. Ora ficchiamo di nuovo tutte le viti nei corrispondenti buchi. E tra l'altro tra poco spengo, quindi massimo 10 minuti. Inchiodiamole, ma non in maniera estrema. Mamma, che grosso che è.
L'albero, questo non si romperà mai. Possiamo anche questo. Possiamo anche qui. Perfetto, molto bene. Differenziale chiuso. Fortuna che è terra e grasso super secco, quindi non mi ha sporcato le braghe. Molto bene. Benissimo. Ora deve essere tutto più veloce, in realtà. Questo così. E qua è stato agganciato. Poi. Così. Agganciato. Questo così, tanto io. Perfetto. Poi questo lo possiamo montare. Questo è bello ancora inchiodato. Ora e monto questo qua. Senza problemi. Fissiamo anche questo. Faretto qua. Ma vaffanculo.
due. Anche questo, visto che non serve fino ai fetti, basta che stringere un po' di cattiveria. Molto bene. Uno. Un po' duro, vabbè, meglio. E due. Stringiamo forte. Uno. E due. Basta. Ok. Questo non si è agganciato come dovrebbe. Olà. Benissimo, adesso si è agganciato. Perché ci sono 1, 2, 3 buchini da centrare. Comunque a posto. Ora io direi di fissare anche questo qua un attimo, tanto perché non vada per i cazzi suoi. Bene. Un po', non tantissimo, perché dopo verrà tolto di nuovo. Uno. E una 2, perfetto. Così, sempre questo bullone non tanto fisso. Ok. E questo è pronto adesso per essere. Adesso è pronto per essere riagganciato all'altro. Vediamo. Questo è a posto. Quindi lo mettiamo per terra un attimo. E agganciamo. Ah, ok, ho chiuso solo uno, no entrambi. Vediamo se riesco a non farlo cadere. Dai, affanculo, facciamolo cadere, che è più sicuro. Tra l'altro ce n'è anche un altro, questo qua. Questo qua. Ok. Benissimo. Poi riagganciamo questo affare qua. Ops. Così circa. Rabaltiamo l'intera auto. Ok. E cerchiamo di centrare. Eccolo qua. Bene. Adesso cerchiamo di non cavar via niente. Dobbiamo avvitare di nuovo dentro qua tutto quanto. Se è duro non metto il freno a fletti. E per fortuna che quella volta avevo messo il freno a fletti medio e non quello forte, altrimenti col caspio che sarei riuscito a toglierlo. Bene. No. Ok.
eccolo. Perfetto, come vediamo si è inserito anche questo senza fare tante storie. Bene. E adesso questo qua lo possiamo inchiodare senza problemi. Bene. Ultimi 5 minuti più o meno e poi devo partire. Molto bene. Inchiodiamolo, inchiodiamolo, inchiodiamolo e inchiodiamolo, basta. Bene, e questo pezzo adesso è di nuovo intero. Ora bisogna centrare anche il differenziale. Olà. Adesso è centrato, chi se ne frega se è tornato giù un pelo. L'importante è che si centrava. Ora, fissiamo. Questo affare qua. Non del tutto, perché prima voglio fissare. Voglio che siano centrate tutte le viti. Quindi fissiamo questo qua. Perfetto. Fissiamo anche questo. Benissimo, adesso inchiodiamo tutto quanto. Andiamo a inchiodare. Basta. 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 A posto tutte e sei le viti che tengono differenziale e parte dietro inchiodate di nuovo. Poi possiamo rigirare l'intera macchina. Possiamo rimettere questo qua e possiamo anche già mettere la vite che era di qua. Non ho ben capito perché non si centra bene. Ok, adesso si è centrata. Molto bene. Inchiodiamo, non tantissimo, ma inchiodiamo sempre a posto. Bene. Poi possiamo anche già rimontare tutta la copertura perché non ce ne frega più niente, però preferisco farlo dopo. Ok ragazzi, la prima parte giunge al termine, spero che vi sia piaciuta. Noi ci vediamo tra pochissimo per voi, invece per me ci vediamo totalmente dopo perché vado a mangiare. E basta, spero che la prima parte vi sia piaciuta. Basta. Poi, sempre se riesco a inficcare anche sta affare qua, solo per farlo
cose, appunto, fare le cose super in maniera precise. Bene, ragazzi, basta. A dopo.